Grande vittoria in rimonta per l'Amen Scuola Basket Arezzo, impegnato sul parquet della palestra Lazzari di Empoli per affrontare il Sesa Biancorosso. Una vittoria soffertissima che riporta il sorriso in casa Amen dopo due sconfitte consecutive. Gli Amaranto hanno trovato quindi la prestazione che cercavano, che confermasse i timidi progressi visti a Prato contro un avversario che viaggiava con l'entusiasmo di due successi consecutivi, l'ultimo tra l'altro di prestigio sul campo del Costone Siena. L'avversario era piuttosto ostico, seconda squadra dell'Unione Sportiva Empolese che milita nella Serie B maschile in Serie 1 femminile, dove vengono fatti crescere i giovani prospetti del florido vivaio. Intorno alle chiocce Ghizzani e Malventi, coach Brotini può fare affidamento su un gruppo di ragazzi che sono capaci di rendere al massimo delle loro possibilità. Al debutto in C-Silver, dopo la promozione conquistata sul campo lo stesso anno, il biancorosso vanta ben 4 giocatori che stanno viaggiando ad oltre 10 punti realizzati a partita. Oltre ai citati Ghizzani e Malventi, anche Galligani e Falaschi stanno dando un contributo offensivo importante ad Empoli. La partita dell'Amen, valida per l'ottava giornata del girone di andata, è stata in salita. Il primo quarto se l'è aggiudicato Empoli 18-16. All'intervallo SBA sorpassa 39-37. Una partita che si gioca punto su punto anche nel terzo quarto, 54-52 in favore dell'Amen SBA. Nell'ultimo quarto la formazione di Delia riesce ad allungare fino al 76-66, una vittoria faticosa ma di enorme soddisfazione che proietta l'Amen SBA a 8 punti in classifica.